Positiva la prima uscita stagionale della Massese che sul terreno del Buon Riposo di Seravezza impatta 1-1 contro il Pontedera di Paolo Indiani, formazione di prima divisione. La prima rete stagionale è stata realizzata dall'ex Pietrasanta Marina Pegollo che d'astuzia ha approfittato di un'incomprensione della difesa granata e siglato il momentaneo 1-0. La squadra di Tazzioli ha avuto altre opportunità con Vignali, Gialdini e Pegollo, ma sul finire di primo tempo sono stati i pisani a trovare la rete del pareggio con Gonnelli. Nella ripresa da segnalare un palo colpito dal Pontedera con Galli. Una buona prestazione contro un Pontedera che fa la prima divisione, però ecco, diciamo che ho visto già delle buone trame, però insomma dobbiamo ancora lavorare tanto per raggiungere insomma il livello che dobbiamo ottenere da questa squadra. Mi è sembrato un ottimo primo tempo, pochi errori in fase di impostazione e anche alcune buone triangolazioni in attacco. Sì, ci siamo mossi bene nonostante le gambe pesanti, credo sia una buona base questa, perché insomma era la prima vera partita e pertanto sicuramente è un bel test, però ripeto, dobbiamo stare sereni e pensare che c'è da fare tanto, perché insomma abbiamo cambiato il tipo di gioco, i ragazzi devono trovare l'intesa giusta, vedo che ci sono già i connotati della squadra che piace a me, cioè c'è un grande spirito di corpo, di squadra, di aiuto reciproco, e questo sicuramente mi fa ben sperare, però adesso c'è solo da lavorare e pensare insomma a prepararci bene per andare poi domenica a questa partita importante. Sappiamo che affrontiamo una squadra di prima divisione sicuramente di livello alto, perché Lumezzane ha sempre avuto squadre importanti e pertanto vorremmo fare una bella figura, e pertanto abbiamo tutta la settimana per prepararci al meglio, non trascurando comunque quelli che sono i canoni della preparazione in previsione del campionato. Per il momento sei soddisfatto del lavoro svolto? Non ci sono stati particolari problemi fisici? No, purtroppo Bugliani si sia fratturato il mignolo e Pegollo aveva un leggero risentimento, però insomma tutte cose che dovrebbero essere risolte nel giro di pochi giorni. Adesso insomma dobbiamo completare l'organico, insomma speriamo di arrivare più presto possibile al completamento della rosa. Ti aspetti qualche nome in settimana, qualche possibile nuovo arrivo? Dobbiamo chiaramente avere una rosa corta ma sicuramente coperta in tutti i reparti, e stiamo valutando un po' diverse situazioni. Samuele Ceciarini, uno dei vecchi rimasti in questa nuova stagione, oggi una buona partita contro il Pontedera. Sì, sicuramente una buona partita, era la prima che facevamo con tanti giocatori nuovi rispetto all'anno scorso, e penso abbiamo fatto un buon test che ci è servito soprattutto in preparazione alla gara di domenica, che comunque affrontiamo una squadra di stessa categoria loro, quindi penso che sia stato un buon test per in previsione di domenica. Come sta andando questa fase di preparazione? No, bene, sta andando bene, stiamo lavorando bene, ci stiamo integrando con i nuovi compagni. Noi vecchi dell'anno scorso cerchiamo di unire bene il gruppo, di lavorare bene su questo punto di vista, e poi col mister comunque dal punto di vista tecnico ci troviamo bene, quindi speriamo di fare un buon lavoro per domenica. Cosa ti aspetti da questa tua seconda stagione a Mass? L'obiettivo sarebbe quello di migliorare il piazzamento dello scorso campionato, sappiamo che sarà dura, però ecco, stiamo lavorando per poter fare un buon campionato, ecco, non ci facciamo, non poniamoci obiettivi da arrivare primi, secondi, ecco. Dobbiamo volare bassi con umiltà, e poi ecco, i risultati sicuramente verranno, però ecco, il nostro obiettivo è fare un buon campionato senza ecco, avere obiettivi fissi. Cosa hai provato oggi in affrontare la tua ex squadra? Dopo 4 anni di Massese mi dispiaceva un po' affrontarla, però d'altronde questo è il calcio, è solo un amichevole, è andato tutto bene e la stimo come città e come tutto, come società, mi sono trovato benissimo e va bene così.